Ebbene sì ragazzi, volevo fare qualcosa di diverso sul canale, far vedere quanto ci tengo ai videogiochi e quanto io abbia effettivamente giocato, comunque compreso dei titoli che ad oggi possono ancora dire la sua. Difatti questo è un let's play, un qualcosa di ancora inesplorato che effettivamente non ho fatto, è più una partita via su un gioco che comunque conosco e che mi piacerebbe ovviamente portare avanti. Difatti questo è Bioshock. Un titolo classicissimo per la PS3, Xbox 360 e PC, e questa è la versione remastered che appunto comprende Bioshock 1 e Bioshock 2, compresi anche i contenuti aggiuntivi che in seguito potremo comunque esplorare. Iniziamo una nuova partita e vediamo cosa succede. E io metto medio, anche se insomma potrei mettere anche una difficoltà più alta, però esperto di spara tutto, mio dio, va bene. Però avevo voglia di portare appunto Bioshock perché secondo me è un FPS adventure con una storia, con una lore molto ricca che tutt'oggi potrebbe dire veramente tanto la sua e da cui tantissimo attingere anche proprio per i videogiochi moderni, se così possiamo considerarli o comunque parlarne in quest'ottica. È un titolo che mi ha appassionato molto appunto nella generazione in cui è uscito e che volevo provare la remastered perché ho giocato solo la versione originale ai tempi in cui è uscito. 1960, nel mezzo dell'Oceano Atlantico. E si apre così. Quando mamma e papà mi misero su un aereo per andare a trovare mio cugino in Inghilterra, mi dissero: figliolo, tu sei speciale, sei nato per fare grandi cose. Sapete una cosa? Avevano ragione. Ed ecco qua che il tutto inizia, innanzitutto con una grafica veramente spettacolare, rivisitata completamente in questa remastered che fa veramente bene agli occhi e che già suscita un grande interesse. Il nostro protagonista affronta un disastro aereo e si ritrova in mare. La nostra unica via di possibilità, di uscita, è quella torre di cui non sappiamo ovviamente niente, ma soprattutto perché siamo precipitati qui. Qualcosa di veramente unico sembra aprirsi davanti ai nostri occhi ed è comunque una storia che abbastanza rievoca un po' il classico del periodo, anche perché poi diciamo che in quegli anni stava andando comunque in TV, in televisione, la serie Lost. E apro Pingo a salire le scale. Con molta calma per comunque guardare l'esterno, capire un attimo. Tra l'altro si sente anche il suono dell'acqua che scroscia dai vestiti. La 2K ha lavorato in un modo a Bioshock veramente incredibile, penso che sia uno dei giochi meglio realizzati per la generazione appunto scorsa, o comunque proprio a livello di tecnica, cioè nel modo in cui è fatto, non lascia niente al caso. Vediamo se succedeva qualcosa se io andavo di qua. Vediamo se magari c'era anche un secret. Che, ripeto, non lo gioco da quando effettivamente uscì per la Play 3. Sì, ho fatto il giro e non è successo niente, quindi ok, entriamo. Sì, compaiono ovviamente i suggerimenti, cioè non i suggerimenti, però quello che il personaggio legge. Nessuna divinità o re, soltanto l'uomo. La torre è veramente bella, cavoli. Sono seriamente emozionato a giocare alla remastered. Mi piace molto, già mi piaceva all'epoca perché mi piace tutto quello che rappresenta e che adesso conosceremo insieme. Però proprio in generale è fatta veramente con dovizia di particolari, un volto ci scruta ed è quello che leggevamo, nessuna divinità o re, soltanto l'uomo. Quindi già si parte subito con innanzitutto con un po' di retroscena di storia come potete vedere e anche di una credenza, di una fede che non esiste nel popolo che insomma stiamo per incontrare. Quindi per tutti quelli che non lo conoscessero, benvenuti in un mondo che
oltre che non lo conoscevate, vi sorprenderà veramente tanto. Già quella frase lì è molto importante a livello di lore perché vuol dire che queste persone non credevano in niente riguardante la religione e la fede, l'hanno completamente ripudiata e infatti questo già può darvi dei suggerimenti. Industria. Arte. Aspetta che c'è l'altro. Tutte cose dell'uomo, è questo che voglio farvi vedere. Questo è anche una grande particolarità. Scienza. Come vedete già la scienza si contrappone in una maniera incredibile alla religione, alla fede. E qui c'è tanto da capire. Wow, non vedo l'ora di ributtarmi di nuovo qua. La R. Ah. Tiriamo la leva. Service radio. Come vedete c'è della musica anni 60 perché comunque è ambientato nel 60, ma questo vi dà un po' quello stile retro fantascientifico. Quell'art déco, quel nouveau déco. Quel tipo di fantascienza, quel tipo di stile di arte, di architettura fatta in un certo modo, che adesso ovviamente conosceremo meglio, ma già solo quei tre riquadri e la contrapposizione alla fede sono molto importanti. Ecco, un piccolo filmato. Sono Andrew Ryan. E sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo Rapture. Una città in cui un artista non debba temere la censura. Dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi. Dove il grande non venga confinato dal piccolo. E col sudore della vostra fronte, Rapture può diventare anche la vostra città. Io sono stato in silenzio fino adesso, oltre per farvi godere la scena come è mio solito. Me la sono voluta godere anch'io e ho avuto sinceramente i brividi. Una scena importante, il dialogo con Andrew Ryan è uno dei più importanti, uno di quelli che ci apre effettivamente al mondo di Rapture. Se appunto non la conoscevate, adesso la conoscerete. Una città sommersa, tecnologica, che non crede in Dio, perché viene detto palesemente. E che però sembra essere successo qualcosa. Con la voce registrata è più una registrazione, per l'appunto un filmato introduttivo a chi arriva. Questo può suggerire che forse Rapture in questo momento non è un bel luogo. E anche il fatto che magari il nostro protagonista è precipitato con l'aereo può suggerire qualcosa. Questa creatura che si pone davanti a noi è strana. È un ricombinante. È pericolosa. Adesso abbiamo la possibilità di muoverci, abbiamo la nostra salute.
e la voce ci dice di fare qualcosa. Atlas. Non so come tu sia scappato da quell'incidente aereo, ma ho imparato a non discutere con la provvidenza. Mi chiamo Atlas e cercherò di salvarti la pelle. Ora muoviamoci e riporteremo in superficie. Anche qui si può fare comunque un minimo di roleplay perché è un gioco che ha delle scelte karmiche. Atlas è il nostro primo amico. Noi, ripeto, precipitiamo dall'aereo, ci troviamo in una città sommersa con una tecnologia tipicamente anni 60, retro nella nostra fantascienza, possiamo considerarla così per l'appunto, e ci ritroviamo già un ricombinante che vuole farci fuori. Cosa succede nella nostra vita? Queste, appunto, sono le camere della vita, che ovviamente fa un po' da gameplay. Scusate. Ok, era l'altro tasto. Camera della vita. Si viene ucciso da uno degli abitanti ostili di Rapture, quindi già Rapture è preda di abitanti ostili. Verrai risuscitato presso l'ultima camera della vita, visitata con un piccolo quantitativo di salute e Liv lo conosceremo dopo. Le camere della vita funzionano automaticamente, non è necessario usarle o attivarle. In realtà nelle impostazioni di gioco si possono disattivare per creare la difficoltà, che appunto era anche uno dei trofei per raggiungere il platino su console o comunque sull'Xbox. È veramente magnifico, ma per quello anche la scena iniziale in cui Andrew presenta Rapture è meravigliosa, penso sia una delle intro più belle caratteristiche dei videogiochi, veramente bella. Al buio. Oh Madonna. Ok. Le torrette. Sarebbe una bella avventura da fare appunto sul canale, perché è un gioco che mi piace veramente tanto, che ha tanto da raccontare. No, povero Johnny. Ok, la prendo. Oh, finalmente qualcosa per difendermi. Attenzione, ora è impossibile usare la battisfera. La battisfera è appunto quel sistema per... Ah, mamma mia, che potenza. No, tu sei un criminale, dillo. Siete pronti a sopravvivere a Rapture? Andiamo. Aia! Mannaggia a te! Beccati questo. Cavoli, questo ci assalgono subito senza dire niente. Sei in gamba come il mio papà? Chi è? Ok, prendiamo quello che possiamo. Queste cose qui le mangiamo automaticamente, non possono essere messe nell'inventario. Un'altra bella particolarità di Bioshock che poi portò avanti come dire, nei giochi successivi è quello del looting. Certo, era presente classico nei GDR, però in Bioshock ha il suo perché. Perché ogni oggetto può essere minuziosamente recuperato. Se tu ritorni in una certa area, sai che c'era qualcosa per mangiare e recuperare vita, ti poteva servire, ma come ci sono diversi tipi di oggetti, ad esempio l'alcol, le sigarette, che possono magari inficitare sulle caratteristiche del nostro personaggio, caratteristiche che riguardano principalmente la vita e Liv. Ok, io direi di poter andare avanti. Non mi potevo proteggere, vero? Perché alla fine siamo appunto nell'uno e ha delle meccaniche diverse, ok. Attenzione. Cos'è questo? Facciamolo, facciamolo. Leggiamole queste cose qui, eh. I plasmidi. I plasmidi alterano i tuoi geni conferendoti dei poteri con i quali potrai incendiare oggetti e creature, forzare i sistemi di sicurezza ad attaccare i tuoi nemici o colpirlo con scariche elettriche e molto altro. Per usare i poteri dei plasmidi, vai in modalità plasmide, premendo LB e premi LT per utilizzare il potere attualmente attivo. Puoi cambiare il potere. Vabbè, queste robe qui. Ok, no, teoricamente queste cose qui le potremmo magari non leggere, perché forse è più bello vederle di volta in volta. For sì, forse è meglio. Eh sì, è la macchinetta che parla. Questo.
Questo fa ricordare un po' anche lo stile della Bethesda con Fallout, molto bello. No, comunque effettivamente è meglio non leggere gli oggetti perché spoilerano, tra virgolette, anche l'utilizzo. Meglio comprenderli col tempo, anche perché un po' di tutorial c'è, come vedete, ma molto esemplare, non come in altri giochi che ti bloccano il gioco. Qui invece è più comprensibile. Tra l'altro bellissima sta scena. E lui lo fa, cioè il nostro protagonista lo fa senza farsi problemi, senza cercare di capire cos'è. Perché alla fine lo leggiamo noi come videogiocatore, sì, ma Atlas poteva avvertire comunque, eh? Poteva essere una scelta, invece no. Bello, bello. Questo piccolo pesciolino sembra letteralmente esploso. Chissà se c'è ancora dell'Adam nel suo corpo. Cavoli, se sono inquietanti loro, eh. Mamma mia. E ha parlato di Adam, sei un coniglio. Per questo pesciolino non vale la pena provocare un Big Daddy. Codardo, come sempre. Il tuo paparino metallico non ti salverà, pesciolino. Ti vedrò galleggiare nell'oceano. Wow. I Big Daddy. Suoni atroci che fanno, tra l'altro. Dei personaggi che sono entrati nell'icona dei videogiochi. Ma eccoci qua. Sì, perché ogni volta bisogna switchare tra una cosa e l'altra. Vediamo se però me lo fa in automatico. Ah no, lo riprendi in mano e poi dopo devo usarlo, ok. Eh sì, giustamente la meccanica. Questa adesso finalmente è apribile, ma non c'è niente. Questa qui è una scena. Un po' tutte le scene sono importanti, ma questa qui in particolar modo perché vi introduce degnamente. Oh Madonna! Bello è che proprio la valigia viene trasportata dall'acqua. La dovizia di particolari che c'è in Bioshock. Oh Madonna, quella si sta aprendo tutta. Via, via, via. Oh. Ok, lì c'è una camera della vita. Bisogna fare attenzione perché a quanto pare ci sono delle creature strane, i ricombinanti. Potremmo anche non farci notare da loro. Ecco, ad esempio, infatti lui ci dà i suggerimenti per poterli fulminare. Però io avevo visto un oggetto da poter bere, sai? Me lo son perso. Ah, peccato. Ah, ti sta bene. Bam, in testa. Non ce n'è un altro? Perfetto. Vedi che rimane ancora fulminato. E prendi tutto, per forza. Non selezioniamo mai per ora. Per ora raccogliamo tutto. Anche perché i numeri che vedete in alto a sinistra sono quanti medikit abbiamo e quanti fialli di IV abbiamo per iniettarle e recuperare appunto l'utilizzo dei plasmidi. Ovviamente può essere anche fatto in automatico dal gioco quando consumeremo. Ok. Wow. L'ascensore si è rotto. Non l'ho toccato. Hanno delle belle personalità anche loro. No, no. No, tu muori bruciato che è meglio. Guarda, se mi stai lontano. Perfetto. Grazie del live. Ok. È molto bello da giocare nella remastered. È veramente godibile. Qua si rompe tutto però. E che cos'è? Mi infilo nel primo ascensore che capita.
potrebbe essere solo una sua scusa per farci suoi alleati, eh. Cioè, non, niente dato per scontato in Bioshock, attenzione. In memoria... però non si può vedere di chi. Snack energetico. Kit medico, perfetto. In Living Memory of Winston Hofner. Potrebbe essere un personaggio importante che magari riconosciamo dopo. Qua c'è una piccola ninna nanna da parte di questa signorina. Ah, ti sta bene. I plasmidi hanno cambiato tutto. Quanto grossa. Amici che si massacravano tra loro. Ok. Nella culla. Oh mamma mia, che tristezza. Atroce. Ristorante Kashmir. Altro, come vedete, le decorazioni, la grafica, i dettagli sono veramente incredibili e unici. Lì, tanto c'è un collezionabile, perché è uno degli audio, magari lo recuperiamo, però prima facciamo fuori i nemici se ce ne sono. Sicuramente sì, perché li ho sentiti. Eccolo qua. No, non c'è bisogno, guarda. Perfetto. C'è la signorina. Potremmo spararli tra... Bello come anche dialogano tra di loro, hanno delle piccole lore. Sì, sì, mi curo. Prima che il gioco si preoccupi. Perfetto, prendiamo Liv. Prendiamo anche i soldi, che non si sa mai. Sembra strano, eh. Ecco, la vodka ci dovrebbe fare un po' male, però dovrebbe recuperare del Liv. Se ne beviamo tanto diventiamo alcolizzati. Ok, questo qui magari lo ascoltiamo la prossima volta. Andiamo ancora un po' avanti per farvi questo piccolo... Oh, ho sbagliato. Ah no, incrementa la salute ma riduce l'IV. Era il contrario. Ah, non volevo. Sigarette no, perché fanno malissimo. Nella vita vera proprio. Ho sbagliato infatti. Fumo ha ridotto la salute ma ha incrementato l'IV. Infatti abbiamo bilanciato quello che avevamo fatto prima. Non voglio fumare perché mi fa schifo. Oh, proiettili. Questa niente, mi raccomando, è sempre importante andare in giro e guardare. Si può trovare di tutto. Kit medico, vedi? Il Merlot Arcadia. Registratore di casse, soldi. Pochissimo della vodka. Perfetto, io direi che possiamo andare su. Anche perché, se non sbaglio, si va di qua. Allucinazioni. E non ho bevuto. Oh cavolo, un cadavere. Non volevo tirare il gabinetto. Volevo cercare nel cadavere. So che è macabro, però si sa mai. So che paura. Tu sei scemo, sei. No, ti sta bene. Spuntata all'improvviso, non me l'aspettavo veramente. Tanto guarda i dettagli, anche solo per una bocciata di profumo. Non c'è più. E di qua si rompe per andare di qua. È un comodo dal bagno, no? Potresti abbassare quell'arma per un minuto. Ok, io direi di guardare almeno questa scena. Non farti fregare. Ora è una sorellina. Ho preso e trasformato la dolce ragazzina in un mostro. Qualunque cosa tu abbia imparato in superficie su ciò che è giusto e sbagliato, non ha valore qua giù a Rancher. Quelle sorelline trasportano. Niente ha valore qui sotto, Attenzione. Oh, poverino. E lui giustamente s'arrabbia, il Big Daddy. Attenzione. Mamma mia. Eh sì, è pieno di violenza. Wow.
Pericoloso, eh? Molto pericoloso. Per fortuna non ce l'ha con noi, eh? Per fortuna non ce l'ha con noi. Però aveva comunque un'altra pistola e quindi dei proiettili in più. Buon per noi. Ok, io di conseguenza, seguendo il punto il consiglio che ci dà, io vado a salvare la partita. E appunto, detto questo, dopo aver salvato la partita, ci sentiamo magari nell'episodio 2. Grazie a tutti della visione, spero vi sia piaciuto questa piccola introduzione su Bioshock. Come vedete è un gioco che mi appassiona molto. Spero che appunto magari chi non lo conosca può avvicinarsi al titolo seguendo magari una possibile serie. Quindi io vi ringrazio di nuovo e benvenuti a Rapture.